Questa storia di Montestante vuole essere un tributo alla memoria di Pippo Stanca. Ci ha lasciato la scorsa settimana, ma la sua voglia di motociclismo è rimasta con noi. Prende le redini della MP e prende soprattutto la sua memoria storica, il nipote Gabriele Ferri. Buongiorno, purtroppo oggi, come hai detto tu Bruno, siamo qua senza Pippo. Siamo qua per ricordarlo con una delle sue moto storiche che ha costruito per l'Endurance. Cerchiamo di portare in pista, di continuare a portare in pista anche in futuro, sia in pista che nel mondo lavorativo. Cercheremo di portare avanti al massimo tutti i suoi insegnamenti e tutta la sua personalità che ha caratterizzato fondamentalmente l'azienda e tutto quello che ci circonda oggi. Siamo qua per cercare di fare dei bei risultati in sua memoria, speriamo di rendere onore a tutto quello che ha fatto e sicuramente lo renderemo in futuro. La grande, grandissima passione di Pippo era l'Endurance, come testimonia questa moto, come gli appassionati del marchio ricordano appunto le motoblast che lui stesso costruiva. Un telaista che credeva tantissimo in questa disciplina. Sì, credeva tanto in questa disciplina, lui ha iniziato come tutti noi da pilota, ha fatto due TT di due isole di Man, quindi un pazzo di quelli veri insomma. Poi si è messo a costruire moto, telaie e carene facendo l'epoca della motoblast. Proprio prima che Pippo ci lasciasse ribadiva appunto questa sua grande passione per l'Endurance. Una passione dell'Endurance che è diventata per te un obiettivo. Sì, a questo punto, come dicevo prima, qua abbiamo una delle sue moto più importanti che ha corso la 24 ore delle Man, costruita da lui, e da oggi l'intenzione è proprio di spingere ancora la sua passione e riportare il mondo dell'Endurance sulle piste. Il Motoestate tributa questo omaggio a Pippo Stanga con un Lap of Honor, sarai proprio tu a guidare la sua moto. Sì, domani guiderò io la sua moto per l'apertura delle gare, grazie al MES, grazie a Bruno che ci danno questa possibilità di ricordare in grande Pippo e cercheremo di continuare a portare avanti questo ricordo, come dicevo prima, riportare sul mercato come si deve il mondo Endurance e faremo del nostro meglio per parteciparci anche. Un ricordo di Pippo Stanga ce l'ha sicuramente un nome importante del motociclismo italiano, Marco Dall'Aglio. Ho conosciuto Pippo proprio perché nella mia inizio di carriera praticamente io ho usato un suo telaio che era poi stato prima di Migliorati proprio nell'Endurance, perché mio papà, essendo suo amico, aveva fatto questa moto, avendo un, scusate l'emozione perché mi è venuta proprio saperlo adesso, è una roba incredibile. Niente, mio papà aveva questo motore Kawasaki 7,5 750 e con Pippo gli ha dato questo motore e ha costruito la famosissima allora chiamata Lillina, e che mio papà ci andava in giro con i suoi amici. Poi un giorno anche qua il famosissimo compianto Maurizio Foppiani, detto il Foppio, che lui correva con i 350, ma dai, portali in pista, e dal cross senza volere mi sono approdato alla velocità con questa moto di Stanga, e da lì è iniziata tutta la mia avventura. Abbiamo cominciato col motor craft e quindi per me è una cosa che insomma mi fa proprio rimpiangere Pippo, perché era una persona fantastica veramente.